Sarà un giorno importante per Cermignano. Sicuramente sì, lo definisco un giorno storico. Finalmente, dopo tanti anni, riusciamo a aprire al pubblico la torre di Montegualtieri, una torre del XII secolo che rappresenta per il territorio non solo cittadino, ma immagino anche provinciale e oserei dire anche regionale, per l'importanza e la valenza storica di una torre unica nel suo genere, una torre di forma triangolare. In Abruzzo ne abbiamo solo un'altra similare con le stesse caratteristiche. Questo è stato naturalmente un obiettivo raggiunto grazie alle sinergie messe in campo dall'amministrazione insieme al commissario dell'Unità Montana, dottor Sorbino, e al presidente dell'associazione Promonte che dovrà gestire con la quale abbiamo stipulato una convenzione e quindi avrà il compito di gestire tutta l'attività progettuale. È un momento storico, diciamo sempre che la valorizzazione, la promozione di un proprio territorio passa sempre dalla storia e la torre rappresenta veramente la storia del nostro paese, un elemento caratterizzante che permetterà di mettere in rete una serie di progettualità che daranno naturalmente ampio respiro e anche faranno risorgere anche la vivibilità del nostro borgo. Intanto il Comune ci ha messo a disposizione diciamo una sede, un ufficio, no? Che proprio è stato costruito a suo tempo come centro di informazione sulla torre e sul borgo medievale di Montegualtieri. Quindi noi in questo locale diciamo, predisporremo tutte le cose che sono necessarie per favorire l'affluenza del pubblico nell'area archeologica e anche chi vuole può salire sulla sommità della torre, che è sempre un evento, diciamo così, che dà molta soddisfazione alle persone che lo fanno, anche se è di difficile accesso perché c'è una lunga scala all'interno della torre che è comoda e robusta, tutto quanto, però all'ultimo tratto c'è una scala a pioli, per cui diciamo, le persone che non sono fisicamente dotate, che non sono in grado di farlo, non possono accedervi. Quanta storia c'è dietro questa torre? C'è una storia di 1000 anni circa, insomma, quindi, però il problema è che non abbiamo fonti certe che ci dicono quando è stato iniziato, da chi e perché. Però a partire dal 1500, quando la torre venne acquisito dal nobile casato dei marchesi d'Esterlich e Aliprandi, diciamo, abbiamo naturalmente maggiori informazioni e possiamo dire che è stato, diciamo, nel tempo prima usato e poi però abbandonato, per cui diciamo, all'inizio, alla metà del secolo scorso, era diventato proprio un rudere. Diciamo, l'area del castello era adibito ad orto e giardino e all'interno della torre ci mettevano di notte il pollame, non so, i conigli, cioè, praticamente, però essendo una proprietà privata non era possibile, diciamo, intervenire fino a quando alla fine del 1900 la Comunità Montana di Cermignano ha deciso di assumersi il compito di restaurare questo importante monumento storico.